dato il suo messaggio, signora Amelia. Ah, molto bene. E Gloria? Gloria? Lei non abita più qui. Come? Ma lei non l'ha saputo. È tornata con il suo fidanzato. Con il suo... Oh, mio Dio. Quella ragazza mi farà impazzire, mi farà impazzire. Per favore, lasciaci sola. Sì, con permesso. La prego di ascoltarmi, si avvicini. Per favore. Dunque, io sono venuta qui per mantenere una promessa che ho fatto a suo figlio, a mio nipote. Io vorrei chiederle perdono per l'errore che ho commesso molti anni fa, allontanandola da casa mia. Signora Amelia. No. Non mi chiami signora. Siamo parenti. Io... Lei è la madre di quel ragazzo che ha il mio stesso sangue e che io ho riconosciuto come un vero Mejia Gomez. Grazie. Bene. Adesso mettiamo da parte i rancori, il disprezzo. Andrea ora occupa il posto che suo padre voleva che occupasse. E io... Ecco, io voglio dare a lei il posto che merita di avere in questa casa. Ma io vivo qui da quando Andrea ha ereditato. Sì, lo so. Nella dépendance vicino alla servitù. Adesso basta. È qui che dovete sistemarvi, nella casa padronale. No. No. Non importa. Noi ci troviamo molto bene dove stiamo. E io credo che non sia necessario che... Insomma... Abbia il coraggio di guardarmi in faccia. Mi guardi negli occhi, Irma Faria. Deve imparare. Deve imparare a non essere umile. Mio nipote ha superato tutto questo. Ha avuto il coraggio di sfidarci ed è in questo modo che ha vinto. E adesso mi permetto di darle un consiglio. Mi ascolti bene. Lei è la madre di un grande vincitore. E deve essere forte e determinata. E va bene. Se questo è quello che si aspetta da me, accetterò questo ruolo. La tratterò come vuole lei, alla pari. E qui, dove sono stata a servirla, farò da padrona. Però Dio lo sa bene che non era questo quello che io volevo. Io volevo solamente che si rispettasse l'amore che io sentivo per suo figlio e che lei riuscisse ad amare il frutto di quell'amore. Va bene, d'accordo. Il passato non esiste più. La vita le ha concesso che il suo desiderio si avverasse. Adesso non le resta che sentirsi felice e tranquilla. Magari potessi sentirmi così. Cosa glielo impedisce? Il continuo tormento.
Che cosa vuol dire? Signora Amelia, Monica sta per avere un bambino. Chiusa in quel posto. In quel posto dove è stata relegata da quando ha perso la ragione. E io mi domando se non ci sia stata troppa crudeltà nell'infierire contro di lei. Forse abbiamo fatto di una colpevole una vittima. È curioso. È curioso come, essendo io e lei così diverse, proviamo la stessa inquietudine. Che tutte e due pensiamo a quel bambino. Si rende conto che sua madre non potrà prendersi cura di lui? È una cosa. No, che... No. No, Irma, no. Bisogna evitare i sentimentalismi. Capisce? È per Andrea. Dobbiamo essere dure, forti. Dobbiamo cercare di salvarlo da questa tragedia. Ma io non. Io non. Si calmi, Irma. Nella vita c'è chi vince e c'è chi perde. E purtroppo, quella ragazza ha perso. Noi l'unica cosa che possiamo fare per lei è compatirla. E il bambino? Molto probabilmente, lei morirà durante il parto. E con lei anche il bambino. Questa candela è perché tu guarisca. Ma ci sono tante candele accese. Più candele accese ci sono e meglio è, bambina mia. Ci sono anche i fiori. I fiori, le preghiere, sono indispensabili. Sono le offerte che facciamo ai santi perché ti proteggano e perché ti stiano vicini e perché ti salvino da tutti i mali. E dobbiamo anche pregare. È per questo che t'ho portata qui. Adesso pregheremo insieme. Che cosa gli vuoi chiedere? Che mi curino. E per mio figlio. Che nasca sano, che non gli manchi niente e che non abbia alcun difetto. E così sarà, bambina mia. Cominciamo. Ascolta, oh Signore, le nostre preghiere. Prega per questa tua figlia e per il bambino che porta in grembo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, che venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Gli occhi di Dio guardano dappertutto e vedono sia i buoni che i cattivi. Non ci sono tenebre che possano nascondere i maligni. Lui segue tutti i loro passi. Tremate, o impuri, perché niente si può nascondere, tutto verrà alla luce. E quelli che fanno del male saranno bruciati dal fuoco dell'inferno. Perché non fa tacere una buona volta quella pazza? Non la sopporto, mi fa venire i nervi. Ti prego, va a dormire. Ma che cosa le prende? Lui non c'è e lei si sente nervosa. Non so dove sarà. Dove vuole che sia? Con quella. Lasciami sola. Ma dottoressa. Ho detto lasciami sola.
così, brava. Sarò sempre vicino a te. E quando hai bisogno di me, chiamami. Dormi su. Mi vuoi dire che cosa provi per lei o preferisci continuare a ingannarmi? E va bene, Valentina. Io amo Monica. Sì, la amo. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Mi dispiace. La nostra storia è cominciata con un'amicizia. Dopo c'è stata attrazione fisica, ma non c'entra niente con l'amore. E lei? Lei che cosa prova? Anche lei ti ama, dimmelo. Non lo so, non lo so. La mia etica professionale mi impedisce di scoprirlo. È ancora un caso clinico. Quando sarà guarita, forse... Ma... Tu devi essere mio, Gustavo. Questa era la volontà di mio padre. Devi essere mio. Papà ha lasciato tutto per me e per te. Mi dispiace, Valentina. Anche se gli devo molto, non aveva alcun diritto di organizzare la mia vita. E ti dirò di più. Io non posso più controllare i miei sentimenti. Eh sì, i tuoi capelli sono così luminosi. Sono diventati bellissimi. Sono cresciuti, sai, la maternità li ha cambiati. Che peccato che il tuo vestito si sia perso. Era il più bello che avevi. Secondo me qualcuno lo deve aver rubato. Comunque non è importante. Non sarebbe servito quasi più, è passato tanto tempo. Il pancione cresce molto, ti starebbe già stretto. Hai bisogno di altre cose. Adesso di quanti mesi sei? 6. Sei mesi finiti. Stai entrando nel 7° mese, no? Sì. E il bambino ha già qualche vestitino? No. No? No. Amore mio, adesso Serena si mette al lavoro. Gli farò delle camicine. E dei pigiamini, d'accordo? Anzi, ti insegnerò a fare la calza. Così anche tu potrai fargli tutto quello che vorrai. Faremo il corredino per tuo figlio, va bene? Vedrai che bello, vedrai. Grazie. Monica, piccola. Come sono felice. Guarda che cosa ti abbiamo portato, eh? Non sono carine, eh? Anche queste, guarda, ti serviranno anche le scarpette. E guarda, ti ho portato anche dei bavaglini, guarda come sono belli, eh? E si abbinano bene con quelli, no? E questo bavaglino ti piace? Sono bellissimi, grazie. E questa, guarda, ti piace questa? Buongiorno Gerardo, ciao. Salve, salve. Ma...
Ciao. Sei qui, Mario, come va? Tutto bene? Allora, Mario, vogliamo andare? A presto, ciao. Su. A più tardi. Arrivederci. Ciao, Gerardo. Più tardi. Buon compleanno a te. Buon compleanno a te. Buon compleanno, Carletto. Buon compleanno a te. Auguri, auguri. Auguri. Come ti senti? Bene, grazie. Lei si sta prendendo gioco di me. Il tempo passa e lei continua a non fare assolutamente nulla, dottoressa Müller. E io sto perdendo la pazienza. E lei lo sa che passerà tanti guai. Non mi tormenti più. Allora che cosa sta aspettando per farla fuori? Il parto. Che partorisca. Aspetto solo quel momento. Il bambino. Credo sia per nascere. Sta per nascere mio figlio. Sono i dolori del parto. È il bambino che vuole nascere. Per favore, la prego, faccia qualcosa. Oh, faccia qualcosa. Chiami Gustavo. Lui mi aveva detto di avvisarlo quando il bambino stava per nascere. Non rimanga lì ferma, mi aiuti, il bambino sta per nascere. Mi aiuti, faccia qualcosa. Finalmente. Stia attenta a quella su, valigia. Su, distenditi. C'è tutto il suo corredino lì. Mettiti giù. Che dolore. Resta così. Fa male. Non ti muovere. Sta ferma. Male. Mettiti bene. Molto male. Non ti muovere da qui. Finalmente sta per nascere. Tra le mie braccia. Ai, che male. Per me manca al massimo una settimana. O forse anche meno. La piccola ha la pancia molto bassa, hai visto?
Va bene che le primipare dovrebbero ritardare. Anche se a volte accade il contrario. Ma il più delle volte ritardano, io ne ho viste tante. Ne vuoi ancora? Sono caldo. No, no, grazie, no. Emiliano, ci credi se ti dico che sono emozionata per questo bambino? Potresti farlo anche tu. Ma che dici? No, io no. Non voglio storie con nessun uomo. Sono tutti dei mascalzoni. Ma no, guarda quella povera ragazza, che marito che si ritrova. Come padre è come se non esistesse. E come marito è una delusione completa. È vero, non si è fatto più vedere, mai. A me piacerebbe che il bambino restasse qui. Sei matta? Ma dai, Emiliano, immaginati che bello preparare le pappine, cambiarlo, allevarlo. Sì, in questa vecchia baracca. Vederlo crescere e lasciarlo correre per il cortile. Sempre fra i matti, così. È vero, hai ragione. È meglio non farsi illusioni, Emiliano. Vedrai che i genitori di lei lo porteranno via. Si occuperanno di lui fino a che Monica sarà guarita. E potrà andare via dalla clinica. Speriamo che avvenga molto presto. Cosa pensi? Che cosa sarà? Una femminuccia o un maschietto? Chi lo sa? Chi può dirlo? Presto saremo i primi a saperlo. Uh-huh. Le sono iniziate le doglie. Proprio al momento giusto, perché lui non c'è. Andrea! Torno subito. Dottore. Ah, come sta? Bene, e lei? Bene, grazie. Posso sapere come sta Monica? Molto meglio. Allora ritiene che possa andare a trovarla? Per quale motivo? Ha qualcosa di importante da dirle oppure vuole solo tranquillizzare la sua coscienza? Io francamente non credo che sia necessario. Non possiamo correre il rischio che ritorni indietro. Non in questo momento. Perché mi dice in questo momento? Che cosa vuole dire? Lei mi deve scusare, ma è un'ora che sto in giro per ufficio e non posso perdere altro tempo. Con permesso. Andrea, chi era? Eh? Il medico che sta curando Monica. Ah, sì? È davvero un bell'uomo. È proprio fortunata quella. Beh, ho risolto la questione del passaporto. Non vedo l'ora di essere con te su quell'aereo. Sei il mio ostaggio, signor direttore. Continuerà così per molto. Mi fa male. Oddio, che dolore. Lucrezia, forse è il caso che tu mandi Emiliano a fare qualche commissione. Deve stare via il più possibile. Gustavo! Chiamate Gustavo, per favore! Va bene. Adesso vado a prendere la mia bambina, perché voglio che prenda un po' di sole. Emiliano, devi andare in centro. Ieri abbiamo fatto una richiesta di medicina in farmacia, ma non ce l'hanno portate. Va tu a prenderle. E il denaro? Abbiamo credito. Vai, subito! Abbiamo urgente bisogno, vai! Un bel cuor di legno voglio regalare a te, che non senti e non capisci che cosa vuol dire amor? Mauro? Eh? Mauro, oggi non abbiamo ancora telefonato alla clinica per sapere di Monica. Sentiamo che cosa dice il dottore, che ne dici? Sì, chiama, chiamalo subito. Subito. E qual è il numero? Bussano alla porta, fammi andare a vedere chi è.
Guarda signora che Lucia, c'è. Come state? Mario, ma quando è tornato? Proprio ieri. Allora, come vanno le cose? Bene, così, così. E lei invece? Oh, io bene, 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 davvero bene. Sono molto felice del suo ritorno. Molte grazie, lei è molto gentile. E raccontatemi le novità. Vede, caro Del Barrio, le cose stanno andando bene, sì, 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 è tutto perfetto. E la piccola Monica come sta? Bene, bene, finalmente sta guarendo, non è vero, Mauro? Sì, è proprio vero, sì. Ma ditemi, Monica adesso è ancora ricoverata? Sì, sì, è ancora lì perché il dottore ha detto che preferisce tenerla ancora sotto controllo. La sta curando da tanto tempo, vuole che lei sia guarita perfettamente. E poi lei non sa... Che cosa? Sì, sì. Che da un momento all'altro... Che cosa? Stiamo finalmente per diventare nonni. La nonna e il nonno. In questi giorni, che bello, congratulazioni. Se Monica sta per diventare mamma. Per favore, aiutatemi. Sembra che sia arrivato il momento. Che cosa pensa di fare? Niente. Come? La cosa non ci riguarda, non ci riguarda affatto. La lasceremo morire da sola. E tua moglie dov'è? Credo sia in bagno. Ti porto subito il caffè. Uh-huh. Ah, era buonissimo quel dolce, sai, mamma? Sì, ma non l'ho fatto io. E come? Non mi dire che l'ha fatto Marilena. Eh sì, ma con la mia ricetta, la sua non era giusta. Ma guarda un po'. Come stai? Amore mio, mi dispiace, ma questo mese non è successo niente. Che peccato. Io non so che dire, perché l'impegno per farlo non ci manca. Certo, intanto sono già passati 3 mesi. Cosa sono quelle facce? No, niente, ci sentiamo un po', come dire, un po' delusi, perché Marilena non riesce a rimanere incinta. Vede, io questo mese mi ero proprio illusa, ero sicura, mi sentivo un po' strana e ho pensato che forse... Va bene, però dovete prenderla con calma, avete ancora tanto di quel tempo. Sì, ma io vorrei farlo subito. Certo, ma siete ancora così giovani. Proprio per questo, i figli bisogna farli da giovani. Secondo me è meglio se aspettate ancora un po'. Scusami, amore, devo passare un attimo in officina. Voglio vedere se per caso mi hanno riparato la macchina. Tu mi aspetti qui? Sì, sì, va bene, io ti aspetto qui. Ciao, mamma. Ciao, tesoro. Dimmi, eh? L'idea di fare subito un bambino è tua, no? Ma lo vuole anche Luigi. No, cara mia, l'idea è tua. Tu lo hai rincretinito, vuoi incastrarlo, è questo quello che vuoi, signora, da lui? Signora, la prego di non intromettersi in questa faccenda. Fammi un favore, figliola, fa tutto il possibile per non rimanere incinta. Tu sai bene come si fa. Io non le permetto di impicciarsi, voglio diventare madre. Io ci tengo ad avere un bambino. Ma perché? Perché il bambino non nasce, Dio mio? La prego di fare qualcosa. Fate qualcosa. Di qualcosa, vi prego. Non voglio che il bambino muoia. Non voglio. Ah, che bello. Comincia a notarsi, lo vedi? Ma che dici, appena appena. Sembra che hai fatto un'indigestione. Oh, per favore, non devi parlare in questo modo. La maternità è la cosa più bella che può vivere una donna. Senti, ma perché vi vestite in questo modo strano? Sembra che ti sei travestita da mamma prima del tempo. Non parlare così, Giovanni. Io sono orgogliosa di diventare mamma e voglio che tutto il mondo lo venga a sapere. Giovanni. Che c'è? Dobbiamo ancora risolvere il problema con quella donna. Dobbiamo trovarla per definire la nostra situazione. E che cosa vuoi che faccia? Io l'ho cercata dappertutto, ma non l'ho trovata.
Giovanni, ma tu hai cercato bene, hai chiesto in giro, sei andato a trovare la gente che lei conosceva, i suoi amici, perché sono l'unico mezzo che noi abbiamo per riuscire a trovarla. Ma che cosa vuoi? Che mi improvvisi investigatore privato? No, non dico questo, ma bisogna trovarla a tutti i costi, perché solo quando riusciremo a trovarla potremo chiederle il divorzio. Così potremo sposarci, perché io voglio assolutamente che mio figlio abbia un cognome. Ah, certo, per te la cosa più importante è quel marmocchio. Non lo devi chiamare così. Io lo chiamo come mi pare e piace. Hai capito? Io non ti sopporto più. Il bambino, non ce la faccio più. Giovanni. Non ti sopporto. Vado a cercare un'altra donna. Stavo uscendo dall'ufficio di Simona. Ed ecco che vedo Gloria. Camminava per il corridoio con quel vestito pre-mamà. Dio mio, ti giuro che sono rimasta di sasso, Flavio. Io non capisco, come quella ragazza sia potuta rimanere incinta, non lo so. Sai, mamma, che io sappia c'è solo un modo di restare incinta. Togli i piedi, togli quei piedi dal tavolo e smettila. Voglio dire che avrebbe potuto evitare di fare un bambino con quell'uomo così volgare e violento. Sì, però vedi, Gloria aveva poco tempo se voleva diventare mamma, no? Era meglio se non lo faceva. Ma perché non la lasci vivere in pace, eh? Lascia che viva le sue esperienze, che viva la sua vita. Ah, Dio mio, Dio mio. Quando vi sento dire che volete fare la vostra vita, le conseguenze ricadono tutte addosso a me. Ah, Dio mio, che farà? Che farà quella ragazza quando avrà il bambino? Che farà? Non lo so, non lo so. Senti, per rimanere sempre in argomento, tu sai se Monica ha già avuto il bambino? Mio figlio, non voglio perdere il bambino. Per favore, dottoressa, mi aiuti. Mi aiuti. Non voglio che muoia, non voglio. Ah! 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 Perché si lamenta così? Che le state facendo? Ma sta per avere il bambino. Dovete portarla in sala parto. Portala via di qua. No! Portala dovete via. Dovete aiutarla, capito? Dovete aiutarla. Andiamo. Muoviti. Dovete aiutarla, vi ho detto. Andiamo via. Aiutatela. Via. Sarà bello unire l'utile al dilettevole. Dobbiamo andare a firmare dei contratti per la distribuzione delle riviste. Ci sono dei posti così belli e divertenti. E dopo andremo ai Caraibi. Mamma, starò lontano per poco tempo, ma se tu non vuoi, può anche andare Simona da sola. No, amore mio, no, assolutamente no. È una cosa importante per l'azienda. E poi io credo che ti farà bene distrarti un po'. Davvero non hai bisogno di me? No, non ho bisogno di nessuno, lo dico davvero. Bene. Allora io vado a preparare la valigia, scusatemi. Vengo ad aiutarti. Gli uomini non sanno mai preparare le valigie. Dimenticano sempre qualcosa, cravatte, calzini. Hai ragione, nonnina. Certo, caro. Irma, se lei non cambia umore, Andrea andrà via preoccupato. Penserà che lei non vuole che parta. No, no, no. Lo sto pensando anch'io. Non si tratta di questo. Non è per questo. E perché è così seria allora? Che c'è? Non so come dirlo, Simona. Non so. È come se avessi una strana sensazione. Come un presentimento. E continuo a pensare, a pensare. A cosa? A Monica, se ha già avuto il bambino. Ha telefonato l'avvocato. Gli ho raccontato tutto. Ma dottoressa, quel sangue... Ha un'emorragia. E quelle urla che ho sentito prima?
Ma no, sicuramente è stata Barbara. Qui dentro è lei quella che urla più di tutte. Sta morendo dissanguata.